Nel 1936 io venni a Perugia, ecco, questo è il periodo più interessante che io ho vissuto. Venni a Perugia insegnante al liceo di latino e greco. E qui ho conosciuto delle persone, ecco, una ancora lì dietro, Aldo Capitini, che mi ha preceduto come rettore dell'Università per Stranieri, e Giuseppe Granata. Due figure che io ricordo con affetto particolare, con grande stima, differenti nella impostazione politica, perché Granata era un comunista di stretta osservanza. Quando parlava del partito diceva la Chiesa, non diceva il partito, diceva la Chiesa. Andiamo in Chiesa, non era il Duomo, invece era la sede del partito che stava e sta anche adesso in piazza della Repubblica. E si cominciò a lavorare. Io insegnavo latino e greco, lui insegnava filosofia. Nella sezione A del liceo, A o B, non mi ricordo più. E allora si creò un certo gruppo di studenti che erano aperti, sensibili a questo mondo così dell'antifascismo, diciamo. Qualcuno potrà dire, ma non c'erano dei circoli, delle riunioni, dei giornali, i giovani? No, i giornali c'erano quelli del regime, i circoli c'erano quelli del Guffe oppure dei Balilla, queste cose qui. Non c'era nessuna possibilità. Dove avvenivano questi incontri? Su alla torre da Capitini, da Granata che abitava allora a Monteluce. Da un caro prete, Don Angelo Migni Ragni, che era parroco di Montebello, e a casa mia, che allora abitavo in via della Cupa. Ma erano incontri di poche persone, non è che si facessero delle adunate, erano così oceaniche, perché meno si era e meglio era. Nel 1937, anzi sì, all'inizio delle scuole, nell'istituto magistrale che frequentavo, vennero due importanti insegnanti, il professor Enei e il professor Palazzolo, che credo che attualmente sia rettore all'Università di Pisa. L'uno, Enei, era insegnante di italiano, mentre il professor Palazzolo era insegnante di filosofia e storia nel nostro istituto. Quindi con l'arrivo di questi due antifascisti della Normale, venne spazzato via tutto quel ciarpame di insegnanti fascisti, retorici, patriottardi, eccetera, e ci fu un orientamento particolare di questi due insegnanti su tutti gli studenti dell'istituto magistrale, che poi vedremo in seguito le ripercussioni. Il professore Enei, nel dicembre del 37, esattamente alla vigilia di Natale, quando io tornavo dal collegio, a casa degli zii, mi dette un biglietto di presentazione per il professor Aldo Capitini, che era il segretario della Normale di Pisa, che fu cacciato da Giovanni Gentile, ideologo del fascismo, nel 1933 perché aveva rifiutato la tessera del fascio. Lo conobbi, appunto la mattina del 24 dicembre, ero molto curioso, lo conobbi nel suo studiolo al Palazzo Comunale, dove con suo padre suonavano il campanone per le varie ricorrenze civili e religiose. E mi colpì questa figura semplice, era una cameretta modesta, molti libri, un tavolo, due sedie, e appunto mi colpì questa sua semplicità, questa sua cordialità immediata. Però io ero molto timido di fronte a lui perché sentivo questa sua grande personalità. Mi parlò apertamente, mi chiese di Gubbio, mi chiese di che cosa facevo in collegio e io gli raccontai onestamente che con Primo stavamo svolgendo un'azione di propaganda antifascista dentro lo stesso collegio in mezzo ai nostri compagni. Per iniziativa di Aldo Capitini e di Granata fu fondato il Centro Studi Filosofici, che
che in una sala lì di Piazza Piccinino che ci fu data, credo, dal Conte Sorbello, e partecipava anche Averardo Montesperelli, che rappresentava un po' l'Istituto Magistrale di Perugia. Questo centro di studi filosofici ebbe una grande importanza per tutti i giovani antifascisti di allora, di Perugia, perché in questo dibattito riunioni che noi facevamo regolarmente attraverso Capitini e Granata, noi avemmo il modo di studiare, di sentire le varie correnti ideologiche e filosofiche di quel tempo, cioè si discuteva di marxismo, si discuteva di libertà, di giustizia, di problemi sociali, eccetera. Quindi per noi questo periodo fu molto importante da un punto di vista formativo. Direi, senza esagerare, che in piccolo vivevamo già una esperienza a livello europeo di antifascismo. E soprattutto fu importante il contrasto, diciamo così, però nella libertà, nel rispetto, tra le posizioni di Aldo Capitini e di Giuseppe Granata, comunista, e di noi giovani che ascoltavamo con interesse naturalmente queste due posizioni completamente diverse e molto serie. Partecipavano a queste riunioni questi giovani: Primo Ciabatti, Ilvano Larissimelli, Riccardo Tenerini, Mencaroni, Francesco Innamorati, Mencaroni, Francesco Innamorati, Piera Brizzi, e molte volte ci si riuniva nel piccolo studio di Aldo, nel comune dove lui abitava, e altre volte in casa di Montesperelli, in alcuni locali che lui prestava. Sarebbe assurdo parlare di una egemonia culturale o comunque di una forte presenza culturale del Partito Comunista Perugia. La presenza antifascista più rilevante e quella di maggior rilievo culturale era quella, ripeto, di Capitini, del gruppo che girava attorno ad Aldo Capitini, pur essendo in questo gruppo presenti persone di formazione filosofica e politica tra loro diversa. Ricordo il cattolico professor Francescaglia, ricordo il magistrato Apponi, aderente a Giustizia e Libertà e uno dei fondatori del Partito d'Azione, e del resto fino a 17 anni ero non solo formalmente iscritto alla GIL, ma anche convinto politicamente delle grandi verità che allora ritenevo presenti nel fascismo. Anche noi giovani, diciamo, di formazione, di orientamento diverso, attraverso queste indicazioni, attraverso questi temi, e oltre che attraverso le lezioni che la realtà politica e militare di quel momento ci impartiva, e cominciavamo a riflettere sul nostro compito, la nostra funzione, sul destino del nostro paese e sul destino degli uomini che vivevano nel nostro paese e nel mondo. La concezione di Capitini, questa sua religiosità, questo rispetto assoluto per il prossimo, una concezione laica, era per molti di noi affascinante ma incompleta, e l'incompletezza poi l'avvertivamo tanto più quanto più ci impegnavamo nell'azione, nella lotta politica. Tutti un po' sono passati per Perugia, tutti hanno avuto appunto qualcosa in questo luogo di incontro con Capitini, perché Capitini fu indubbiamente uno dei maggiori protagonisti della lotta contro il fascismo. Era protagonista, bisogna ricordarlo, in forza di tutto il suo complesso, difficile, arduo mondo interiore e spirituale,
legato a certe posizioni che molti di noi, compreso chi parla, non hanno mai in realtà condiviso, cioè il principio della non violenza assoluta, in senso assoluto, e anche il principio religioso. Nel giugno del 41, io e primo, dopo mesi e mesi di questa discussione, eccetera, decidemmo di uscire in maniera aperta con un atto chiaro, preciso nei confronti di tutta la popolazione di Perugia, facendo delle scritte contro il fascismo e contro la guerra. Ci preparò il Nero Fumo l'amico e compagno Cesare Cardinali, che con Catanelli erano i due comunisti libertari più importanti a Perugia. Le scritte ebbero una grande risonanza, non solo a Perugia in quei giorni, perché furono dopo, dall'avvento del fascismo in poi, non c'era stato praticamente nulla di pubblico, di aperto, eccetera. Ma ebbero anche una ripercussione, dati i contatti che avevamo, che aveva Capitini, Granata, eccetera, a Roma, in Toscana, a Firenze, a Bologna, in tutta l'Italia centrale. Ma la reazione della gente di fronte a queste scritte quale fu? Ecco, era di approvazione. Io mi ricordo che la mattina del 7 giugno, con primo, dopo aver dormito un'oretta, finimmo alle 4 davanti all'Università di Stranieri, non avevamo più il Nero Fumo per il Borgo Rosso, il Corso Garibaldi. L'avevamo lasciato proprio per ultimo, in quanto lì era la zona più popolare e quella che più tenacemente aveva resistito al fascismo durante il 21, 22, 23. E fummo amareggiati, perché appunto finimmo proprio lì all'Università degli Stranieri. Quindi ci accorgemmo la mattina presto che, per esempio, davanti alla posta, davanti al Duomo, sotto la questura che era stata già cancellata, sotto la lapide dello squadrismo perugino, ci accorgemmo che la gente si fermava e leggeva e commentava favorevolmente, tanto che gli agenti dell'Ovra e della questura facevano circolare tutta questa massa di donne e di uomini, e soprattutto le donne anche, che andavano a far spesa al mercato coperto. E la cosa ancora interessante era questa, che appunto si usciva per la prima volta dal gruppo dei vecchi antifascisti, socialisti e comunisti, cioè per loro stesso fu una sorpresa, anche per gli antifascisti, perché per la prima volta entrarono. E come la presero questo gesto i vecchi? La presero molto bene, però appunto capirono che ormai entrava in campo una nuova forza, che era poi la forza giovanile.